Antonio Leggero, criminologo e docente universitario di criminologia, che profilo può tracciare dell'omicida del commerciante cinese Darvanella? Sembrerebbe una tipologia di crimine che dalle nostre parti fino adesso non si era ancora verificata e che tecnicamente viene definita in criminologia spree killer. Sarebbero degli assassini che agiscono in stato di coscienza alterata di tipo compulsivo, quindi dal verbo inglese to spree, che significa letteralmente baldoria, ma qui si tratta di una baldoria omicidiaria, il termine è rimasto, però sono degli individui che hanno dei disturbi di personalità, se non addirittura dei disturbi francamente psichiatrici, e che vivono già in condizioni di disagio, in condizioni precarie, fanno uso di alcol e droga, anche se non necessariamente, non sono ben adattati nel tessuto sociale di riferimento, e ad un certo punto, per quello che tecnicamente viene definito un fattore di stress, si muniscono di armi rudimentali. Questa è una connotazione di tipo criminalistico. È difficile che uccidano in modo tradizionale con fucili, con pistole, ma in modo rudimentale, incongruo, e colpiscono i malcapitati che hanno la sfortuna di trovarsi, come si suol dire con una frase stereotipata, al momento sbagliato, nel posto sbagliato. Sono di una violenza inusitata, feroce, particolarmente efferata, e non si fermano se non quando vengono fermati. Di solito il periodo dello spree dura da 36-48 ore, anche fino ad una settimana. Uccidono tutti coloro che gli si parano dinanzi e, ripeto, o vengono fermati dalle forze dell'ordine o si suicidano, oppure pongono in essere un tipo di suicidio detto per procura, cioè si fanno ammazzare dalle forze dell'ordine. Questa è una novità. Un caso simile si verificò anni fa a Milano, dove mi pare un ecuadoregno scese di mattina alle 5 con il machete, anche lì un'arma abnorme, ed uccise tre persone che stavano lì. Uno dei due, uno dei tre era una persona anziana che era sceso per le necessità fisiologiche del cagnolino. Quindi è una tipologia molto molto particolare e feroce, perché uccidono per il gusto di uccidere, senza motivo.